Amiche e amici del Corner Sandoriano, eccoci qua nell'immediato post partita di Sassuolo-Sampdoria, seconda giornata di campionato. La Sampdoria porta via un bel punto dal Mapei Stadium di Reggio Emilia, sofferto, meritato, rischiando qualcosa e creando pochino, ma viste le condizioni, le premesse, la rosa ridotta all'osso da mercato ancora latitante e da infortuni più o meno dell'ultima ora, soprattutto in attacco, è un punto da cogliere con grande soddisfazione, secondo me, visto che iniziamo ad avere degli indizi su questa squadra, sulla personalità, sull'impronta che sta dando D'Aversa, dopo le due partite giocate contro avversari non semplici e contro squadre che rispetto all'anno scorso il Milan ha cambiato pochissimo e quindi aveva un'identità e ha un'identità già ben definita, ben rodata. Il Sassuolo, il tecnico l'ha cambiato, ma la linea è quella, l'interpretazione, l'atteggiamento, la mentalità della squadra neroverde è la stessa. Chiaramente mancava Locatelli, mancava Berardi, non giocatori da poco, ma comunque lo abbiamo visto soprattutto quando è arrivato il momento delle sostituzioni, che D'Aversa probabilmente parlava in panchina e c'era l'eco a livello di scelte diciamo sensate da poter fare. Dionisi si è potuto permettere di togliere Boga per mettere Traoré, hanno messo De Frella, hanno messo Scamacca. Quindi insomma c'erano le premesse per un finale di partita difficile, che effettivamente c'è stato, in particolare dal momento in cui abbiamo tolto, D'Aversa ha tolto Valerio Verre per mettere Askildsen, che entrando ha fatto cenno ai suoi compagni che saremmo passati a 3 a centrocampo e quindi è diventato un 4-3-3, di fatto un 4-5-1 in cui Quagliarella è finito definitivamente, è stato lasciato definitivamente da solo là davanti, partita encomiabile di sacrificio che ha ricordato molto quelle dell'anno scorso per il capitano della Samp, che credo oggi non abbia mai potuto tirare in porta, ma si è sacrificato molto e alla fine ha portato a casa una prestazione molto molto preziosa, molto utile. Dunque, l'atteggiamento della Samp è stato il solito, abbiamo praticamente l'ufficialità D'Aversa, in un certo senso potremmo inserirlo come allenatore nella scuola un po' dei Gasperini e degli Juric, nel senso che quando la squadra non ha il pallone e inizia a pressare, i riferimenti sono uomo su uomo, anche a costo di rischiare tanto, perché l'avrete visto, i nostri due centrocampisti, Torsby ed Ekdal, quando il Sassuolo iniziava l'azione andavano ad accoppiarsi con i loro omologhi, i corrispettivi centrocampisti del Sassuolo, nella fattispecie Frattesi e Maxim Lopez. Questo sintomo di un atteggiamento di personalità, di fiducia, di coraggio, è chiaramente un comportamento, una strategia che va fatta con condizione fisica, con tempismo perfetti, perché nel momento in cui arrivi in ritardo su una di queste uscite, scopri e esponi la linea difensiva agli attacchi dei trequartisti e dell'attaccante del Sassuolo Ciccio Caputo, che i trequartisti tra le nostre linee di difesa e centrocampo, Caputo contro la linea difensiva nell'attacco alla profondità, sono giocatori letali, pericolosissimi. Però alla fine ha pagato questo atteggiamento. Le cose migliori le abbiamo fatte quando siamo riusciti a recuperare il pallone alti ed è successo soprattutto nella seconda parte del primo tempo e per buona parte del secondo, prima che appunto uscisse Verre e fatalmente, un po' per la disposizione tattica nuova, un po' per la condizione fisica che ha iniziato a far emergere un po' di stanchezza nei nostri, ci siamo molto abbassati, arroccati nella nostra tre quarti ed è diventato patologico il fatto che non riuscissimo più ad uscirne. Gli ultimi 10 minuti più il recupero sono stati veramente di grande sofferenza. Però, appunto, sottolineo come quando la squadra era con i giocatori giusti, nel posto giusto e con ancora il fiato da spendere, la prestazione è stata soddisfacente. Andiamo ad analizzarne alcuni. Io intanto vi dico i miei tre migliori, che sono Colley, se nella partita scorsa Yoshida ha fatto un figurone, in questa è stato il gambiano, al netto di un errore forse causato da un fallo che poteva costare molto con l'occasione inizio secondo tempo sbagliata da Caputo col pallonetto, per il resto è stata una partita da gigante assoluto nelle letture, negli anticipi, e forse Yoshida ha avuto un po' meno lavoro e quindi è emerso il senso della posizione e il fisico di Omar Colley, che speriamo a questo punto di non perdere tra domani e dopodomani, visto che ci sono voci su di lui. Poi citerei Bartosz Berezinski, anche perché è interessante l'atteggiamento, anche in questo caso scelto da D'Aversa. Forse il pericolo pubblico numero uno del Sassuolo era Boga, insieme a Juricic, che oggi si è dimostrato in forma scintillante. D'Aversa ha scelto anche qui di marcare a uomo, ed è una cosa che non si vede spesso, il laterale esterno, il laterale sinistro dell'attacco del Sassuolo. Berezinski lo seguiva praticamente ovunque.
l'intento era evidente, evitare che Boga potesse ricevere comodamente, partire, prendere velocità, puntare palla al piede, in quella che è la sua specialità peculiare. Questo è successo, infatti. Quando Boga è riuscito a puntare, qualche grattacapo ce l'ha creato, ma è successo raramente e quindi questa secondo me è stata una scelta vincente di D'Aversa. Chiaramente nel calcio, nelle scelte che si fanno all'interno di una strategia tattica, la squadra è un po' come se fosse una coperta. Nel momento in cui tu fai una certa cosa in un senso, rischi di scoprirti dall'altro. La bravura sta nel capire dove stanno i rischi maggiori in questo senso. Cosa succedeva quando Berezinski seguiva Boga? Si creava spazio alle sue spalle e lì andava a buttarsi spesso Caputo, ma siamo riusciti a venirne fuori indenni. Quindi abbiamo detto di Colli, abbiamo detto di Berezinski. Aggiungerei Candreva, che anche se nei cross non è stato graffiante come può essere l'ex esterno di Inter, Lazio, Cesena, Livorno, Parma e Udinese, credo di averle dette tutte. Di fatto è il nostro regista, anche se chiaramente gioca molto largo, però è quello che può ricevere con un po' di libertà rispetto ai centrocampisti che invece di solito si trovano nel traffico e quindi hanno meno opzioni, hanno una gamma meno ampia di soluzioni da scegliere quando hanno il pallone tra i piedi. Candreva ha la capacità di, insomma, dettare un po' i ritmi, gestire il pallone con lucidità, i suoi cambi gioco da una parte all'altra sono fatti col destro, col sinistro, già l'anno scorso l'abbiamo visto, sono importanti e quindi a me è piaciuta la prestazione di Candreva. Mi sono completamente dimenticato di dire qualcosa di Audero, che ha fatto una signora partita oggi, è tornato lui. La redazione si scusa per essersi dimenticata del portiere italo-indonesiano, sempre alla ricerca di un po' di sballo facile. Non è stato brillantissimo, ma non mi è dispiaciuto Valerio Verre, nel senso che lavorare lì tra le linee non è mai facile, non è mai semplice trovare gli spazi giusti dove ricevere. Forse gli è mancata la precisione nel momento della rifinitura, però ha dimostrato di essere un componente valido di questa rosa e quindi lo vorrei rivedere, probabilmente lo rivedremo. Per il resto, direi nessuno sotto la sufficienza, detto di Quagliarella. Ecco, se devo dire di Askildsen, che se non sbaglio è stato il primo cambio di D'Aversa, una buona giocata a guadagnare la munizione di Chiri che suscendo nel traffico con classe. Per il resto, credo che se nel finale abbiamo sofferto è stato anche perché sulle palle che il Sassuolo faceva uscire dalla difesa, lui arrivava spesso un po' in ritardo e quando il Sassuolo riesce a tagliare le linee di pressione con i famosi passaggi chiave, quelli che appunto attraversano le linee avversarie, diventa pericolosissimo. Avrete notato che via via che la Samp si allungava un po', il pressing era un po' meno puntuale nelle uscite, Djuric riusciva a ricevere tra le linee, girarsi subito e non lo prendevamo più, e a quel punto c'era da soffrire. Chiusura direi su Mikkel Damsgaard. Tutti noi sicuramente avremmo mugugnato in questa partita e un pochino anche nella scorsa, perché era una dinamica totalmente prevedibile. Cioè, è lo stesso Mikkel Damsgaard che abbiamo idolatrato fino a maggio. In mezzo c'è stata prestazione discretamente importante, cioè l'Europeo, in cui Damsgaard ha fatto molto molto bene, ha fatto un gol in semifinale. Tutto ciò ha evidentemente, forse inconsciamente, ma forse anche no, alzato in tutti noi l'asticella delle aspettative. E quindi questa partita qua, se l'avesse giocata l'anno scorso Damsgaard, noi probabilmente avremmo pensato ad altro, non ci saremmo accaniti nel sottolineare come sia stato chiaramente insufficiente, insomma, non gravemente, ma giocate valide non ne ha fatte, ha avuto un'occasione da fuori, ha calciato male, ha perso qualche pallone di troppo e raramente ha saltato l'uomo mettendosi in mostra con la sua qualità principale, cioè dribbling palla al piede. Dopodiché, calma, nel senso c'è anche appunto il fatto che abbia iniziato dopo la propria preparazione, sia stato un pochino costretto dalle dinamiche del mercato a scendere in campo subito, titolare sempre, quando evidentemente ancora non è pronto, non è lucido. Mettiamoci anche il fatto che ora pure gli avversari lo conoscono di più, non che a marzo fosse uno sconosciuto eppure giocava delle signore partite, però qualche occhio in più addosso anche da parte di chi ci gioca contro ce l'ha, quindi insomma diamogli tempo, non mettiamogli pressione, facciamo in modo che sia anche quest'anno un giocatore molto molto utile alla causa, nonché bello da vedere. Bene, abbiamo portato a casa questi 10 minuti di post partita di analisi, abbiamo portato a casa un punto da Reggio Emilia, aspetto come sempre di sapere qui sotto che cosa ne pensate. Grazie ragazzi e ciao!